Buonasera, cari amici, cari telespettatori, e benvenuti a un'altra puntata di Armonie dello Spirito qui negli studi di Maria Vision a Loreto. Come vi avevo promesso la settimana scorsa, sono felice di avere ancora in studio con noi David Kovnatsky, ecco, pittore, grande artista che ormai ci è noto, abbiamo visto tante delle sue opere, ce le ha spiegate, ce le ha illustrate. Questa settimana ha preparato per noi due sorprese che vedremo nel corso della trasmissione. La prima è proprio tematica, diciamo così, e si tratta di ritratti, è un bisticcio di parole, ma è proprio così. David, quando e a chi hai dipinto il tuo primo ritratto? È stato mio padre e sono molto felice perché mi manca molto, è morto quando avevo 16 anni. Il primo ritratto a olio ho fatto proprio a lui, mi ricordo benissimo quando l'ho messo in posa sulla poltrona e stava lì per ben 2 o 3 ore, insomma così. E Perché ti basta ci così avevo 12 poco? anni, 12 anni e mezzo, 12 quindi sì. anni! E Sì, questo è il primo ritratto, è molto importante. il ritratto più impegnativo, quello che più hai faticato a realizzare, o per la tecnica, o perché il soggetto era difficile? Quello non saprei, secondo me, cioè, non mi viene in mente nessuno Ti perché vengono tutti con vengono grande abbastanza. facilità. Sì, magari qualche volta bisogna anche cercare di accontentare, no? Gli altri per lo sfondo, per la composizione, per il progetto che magari preparo prima, ma di solito il risultato viene bene. Mi piace molto fare i tratti perché la ritengo una cosa semplice, Ah facile. sì. Sì, la faccio con. Mi rilasso proprio, non è una cosa difficile da Ma se eseguire. io ti chiedessi un ritratto, non dico di me per carità, ma di un'altra persona, eccetera, hai bisogno che venga da te, in posa, lavori con le No, io fotografie, come preferisci? primi anni ovviamente lavoro sempre Dal dal vivo? vivo, adesso ormai c'è la fotografia molto avanzata, ci sono i computer, io vicino c'ho lo schermo grande di computer, quindi lavoro in questo modo, quindi è molto, molto più facile, è anche veloce e anche più preciso, perché insomma è difficile anche sbagliarsi. Vedi, forse ve l'ho già detto la settimana scorsa, ma nella sacrestia della Basilica della Santa Casa qui a Loreto abbiamo uno splendido ritratto di Papa Benedetto che Davide ha realizzato proprio su richiesta del nostro arcivescovo. In verità ha già preparato anche quello di Papa Francesco e ho il privilegio di averlo appoggiato nell'ufficio in attesa che solennemente venga inaugurato e posto a dimora nella sacrestia della Basilica. Mi avrebbe fatto un gran piacere portarlo oggi perché lo poteste vedere, ma è una sorpresa. Aspettiamo che torni il nostro arcivescovo e che ci sia un'inaugurazione ufficiale di questo quadro. Varrà la pena, quando venite a Loreto, ammirare questi splendidi ritratti. È vero che la sacrestia è una zona off-limits, però magari una sbirciatina i più curiosi gliela lasceranno dare. Davide, il ritratto, un po' come la fotografia, sembra che prenda qualcosa dal soggetto. Voglio dire, nel momento in cui tu dipingi, certamente è difficile riassumere in un volto solo tutta la vita o l'esperienza di una persona. Quali sono i tratti o i particolari, i dettagli che più ti sta a cuore riprodurre fedelmente in un ritratto? Senz'altro sono gli occhi. Gli occhi di una persona per me sono la finestra alla sua anima, quindi si può anche in qualche modo rientrare dentro al soggetto, chiamiamolo così, alla persona che viene ritratta. Quindi per me sono molto importanti gli occhi, cioè lo sguardo, quello che trasmette e cerco di qualche modo trasmettere, anche visualizzare l'anima della persona. Questo è il mio Ecco. tentativo, molto difficile, molto, molto alto, però è il scopo di quello che faccio. Se no basterebbe fare una foto e la persona metterla in cornice, E tanto vale, sarebbe, sì, insomma. però per me il Certo. ritratto è molto di più. Poi magari lo spero di avere anche più avanti, Come no? no? Insomma. Allora adesso chiediamo alla regia gentilmente di mandare in onda una galleria di ritratti eseguiti dal nostro amico David, così poi dopo l'intervallo potremo commentarli insieme. A tra poco e buona visione. Sola tu,
Mom.